Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video da Alessandro Gamer 85. Ma c'è mia mamma e io, da piccolo, quando ero piccolo. Là tutte le cose in Napoli, là c'è il posto di Ronaldo. La televisione CarPlay. E insomma un po' la nuova postazione. Ma oggi insomma, una nuova serie. Calciatori Panini, ecco. Un po' io sono andata avanti, infatti adesso aspettate che vi faccio vedere cosa, come per adesso immagini. Questo, yeah. Questo signori, link in descrizione edicola, qualunque. Praticamente, vabbè, non vado un po' tanto avanti, eh. Tipo qua dell'Atalanta non ho tante persone. Vabbè, vi faccio. Ah no, del Bologna no, un bel po'. Ma io voglio andarvi a far vedere la Juve. Scrivetemi sotto nei commenti se voi ci avete il giocatore più forte del mondo, ovvero Cristiano Ronaldo. Napoli, vediamo, visto che sono napoletano, ditemi chi avete del Napoli, mi raccomando. Spero non fate come me che ha soltanto lo stemma e il gulam, mi raccomando. Vabbè, direi di iniziare col pacchetto. Vediamo la carta, mettiamola. Signori, signori, vedo un Amadou, no aspettate, scusate. Allora io qua vedo un bel Amadou Diawara, molto forte, Napoli, certo. Qua io vedo un bellissimo José Palomino, anche lui un bravo difensore, molto bravo come difensore. Cristian Ansaldi, Torino ha giocato contro il Napoli nella scorsa partita di campionato, finita 0-0 perché non lo sapesse. Bonus. La squadra del Palermo. Quando è che ritorna in Serie A? Almeno faccio finire, cioè mia zia. Ma quest'anno per io la Juve la finisco, raga. Cioè, ma come facciamo? Come Fuse Gamer? Non lo so. Come si trova tutti, finisce quelli della Juve e non quelli del Napoli. Un po' come me, ecco, Fuse Gamer. Ti saluto, gran super napoletano. Una mano in casa. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Io vedo Cristian Biraghi. Poi Lorenzo Pellegrini, signori, anche lui bella stagione. Gregoire De Frel. Bonus. Bello lo stemma della Serie A Team. Non ce l'avevo. Vediamo. Bello. Campionato di Serie A Team. Molto bello. Molto bello. E tre giocatori dell'Ascoli. Di cui... Allora. Aspettate, eh. Di cui... Salvatore Delia, Nahuel, Valentini e Lorenzo Laverone. Potete ammirarli molto bene. E questi spacchettamenti li hanno vinti queste due carte, ecco. Quindi queste due carte per adesso hanno vinto lo spacchettamento. Ma adesso le andiamo ad attaccare. Se no poi tutti i commenti, troppo corto il video, troppo corto di là, troppo corto di qua. Ecco, andiamo ad attaccare. Allora, Serie A Team. Come potete vedere, questo stemma bellissimo della Serie A Team.
Molto bene. Si attacca qua. Perfetto, guardate che bello. Ok. Poi andiamo ad attaccare Davide Biraschi della Fiorentina. Sei sempre un po' birichina. Alta modo mia. Scusate per quelli che ti fanno la Fiorentina, ma io non so la canzone, cioè non so lo schermo. 151, quindi dopo. Ah no, Cristiano, signori! Non è una. Non è dalla Fiorentina, come no? Cernusco sul naviglio. Via. Ditemi dove c'è uno scuso sul naviglio. Perché io non lo so. Un po' come al nell'Atalanta. Giuseppe Palomino, ecco, col numero 6. Carta numero 8. Io palo. Senza mia mamma di sottofondo, che lei paga le mie figurine. Mi è prima a Napoli dalla Roma, eh sì. Eh sì. 3, 5, 6. Amadou, grande Amadou, vai avanti, cioè speriamo che mister Ancelotti ti faccia giocare. Comunque i miei complimenti, mister Ancelotti, hai tutti i miei complimenti. Guardate il Carletto, Carletto. Abbiamo pochissime coppe, raga, ma con Carletto io ho sempre detto che Carletto è troppo forte. È troppo forte Carletto. Lui è per quello che non voleva ritornare in Italia, perché c'è la Juve, non sarebbe mai voluto ritornare, capì? E dai. Io non so perché, avete presente dove c'è scritto praticamente nazionalità, Italia 10, Brasile 2, Germania 2, Portogallo 2, Argentina 1, Bosnia Erzegovina 1, Colombia 1, Croazia 1, Francia 1. Marocco 1, Polonia 1, Uruguay 1, ma poi c'è il Paolo Dybala come sfondo. Io non lo so. Errore. Anche la maglia della Juve l'abbiamo messa. Guardate, vedete, c'è Dybala. Io non avrei messo CR, raga. Cioè, ci hanno giocato più forte del mondo. Lo dico io. Vabbè. Non posso metterlo. Ale, vado avanti. Poi 412. Lorenzo. Che non è Insigne, ma è Pellegrini, ecco. Abbiamo perso, tanto sa che il caso è già perso. La squadra del cuore forse gioca Lorenzo Pellegrini. Sampdoria. Con Fabio Quagliarelli, è troppo forte. Non so se voi vi ricordate il gol che ci ha fatto negli tacco, ma ragazzi. Cioè, ma io dico, ma con noi sei rovesciata di tacco, poi vai con l'Inter e non fai manco mezza partita. Boh, non so io. Se vi sembra normale, una roba del genere. A me non sembra così tanto normale. Scrivetemi sotto nei commenti se per voi è normale. Cristiano Ansaldi, molto forte. Olaña. Fatto anche lui. Adesso ci mancano le due della serie A, cioè della serie B. Ok, ma io non so se il Palermo è in Serie B o in Serie C, Bello giù, non so. Ascoli. Tanto anche se si è già perso. C'è di messaggio, di base. Tanti rumori dei moratori che fanno bordello. Sarà che mi sono svegliato alle 5, perché c'erano questi qua che dovevano cantare. Cioè, dovevano mettere a posto. Cosa mettete a posto? Ascoli. Oh, raga, non c'è l'Ascoli.
Allora, il Palermo è qua. Renzo Barbera. Ci devo andare io, Renzo Barbera. No, non potete mettere Sirigu, sapete chi dovete mettere? Edison Cavani! Edison Cavani, fai piangere. Quando sono andato da Napoli ho pianto come un disperato. Ti faccio... Raga, l'Ascoli, non c'è l'Ascoli. Oh, raga, non sono cieco. Ah, ecco. No, non so, ci avete ragione voi, sono cieco. Questo è A, ah, per forza. Ti faccio un pezzo di perdino, se sa, ti mangio e basta, spera che va. Comunque so che poi voi mi chiederete dove ho preso il cosino. Allora, come potete vedere, cioè è bellissimo ragazzi, è bellissimo, è bello vero? Però ho sbagliato a metterlo così verde perché è un po' brutto così qua, povero tipo. Sarri, lo depenno, anzi, cuore di sta città. E come per questo video, ragazzi, almeno 10.000 like, li lascerei, dai. E ancora per questo video, ci ribeccheremo, bella ragazza.